Ogni giorno sono in trincea per difendere vite umane negli ospedali e per questo vanno tutelati, anche per evitare che il sistema sanitario vada al collasso. A lanciare l'appello al governatore della regione Campania, il consigliere provinciale e comunale di Salerno di Dema, Dante Santoro, che sulla piattaforma change.org ha lanciato una petizione per cercare di spingere Palazzo Santa Lucia a fare più tamponi agli operatori sanitari, ma non solo, a tutti quanti sono impegnati in prima linea. Dobbiamo fare un'azione importante per prevenire che i focolai di contagio assolutamente non devono arrivare nelle corsie degli ospedali. Per fare questo servono tamponi a tappeto a tutela degli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, ma anche degli addetti ai lavori, gli operai, tutti coloro che fanno anche la sanificazione in questi luoghi che purtroppo sono sovraesposti al maledetto coronavirus. Ad oggi questo non si fa. Quindi ho deciso di lanciare una petizione online per chiedere al governatore De Luca di non lasciare soli questi nostri eroi che lavorano per noi. È anche un modo per non vanificare lo sforzo di milioni di campani. Perché noi oggi abbiamo lanciato un patto con le istituzioni, ci stiamo fidando tanto da sottrarci delle libertà costituzionali. Però tutti noi possiamo reggere ancora per qualche settimana, ma poi vogliamo che si contenga davvero questa pandemia e più tamponi in generale per i campani, perché i numeri sono ancora bassi, ma in primis tamponi per queste persone che lavorano negli ospedali. Questa è la nostra iniziativa. È anche un modo per non vanificare lo sforzo di tanti. Io ho deciso di donare la mia indennità per il reparto anti-Covid dell'ospedale da Procida, però invito a farlo anche a chi può, con modeste cifre, però adesso ci preoccupiamo che chi ci governa faccia davvero un'opera di prevenzione, quindi isolando poi gli eventuali contagiati, qualora dovessero emergere i casi, come sarà sicuramente con tamponi a tappeto.